Che fai ancora lì sopra? Conto i giorni. Non li puoi contare qui sotto. Qui sopra li conto meglio. Sono più vicino alla luce. E che giorni stai contando? I giorni di pace. Di quale anno? Di quest'anno. Ci sono stati i giorni di pace quest'anno? Sì. Quali sono stati i giorni di pace quest'anno? I giorni che non ci hanno preso a bastonate. Lontano dalla città vi è un bosco sacro, nereggiante di elci. Levando le cime sopra le alte serve, i cipressi la circondano con i loro tronchi sempreverdi, ed una quercia annosa protende i rami contorti e putridi di muffa. Nel mezzo sta l'albero enorme, con l'ombra pesante preme le piante più basse e, distendendo i rami in largo cerchio, da solo protegge tutto il bosco. Squarcio, ad un tratto si apre, s'allarga in una voragine. Io stessi li ho veduti, io, gli dei pallidi tra le ombre e le acque stagnanti e la notte vera. Allora torva risuonò le rinni ed il cieco furore e tutto ciò che è eterno creano e nascondono le tenebre. Il lutto che si strappa i capelli. La malattia che a stento sorregge il suo capo vacillante, la vecchiaia odiosa a se stessa e l'incerta paura. Omar, hai già respirato solo Omar? Lo sai che si da pure senza salvagente? Ma già imparato a notare solo. All'inizio non dava vicino a riva, poi quando mi ha già sentito più sicuro, ha già arrivato a dove arrivano i barchi, i pescatori. E tu sei nato senza salvagente? Sì. Sei sott'acqua? Sacci sott'acqua. Pure senza maschera, con l'occhio sempre aperto? Sacci sott'acqua, senza maschera, con l'occhio sempre aperto. E non ti bruciano l'occhio? Certo che mi bruciano. Pure a me è colpo rossale. Ma io resisto un bruciore perché voglio avere i pesci. Mi tengo una casa a mare, poi ti porto con me e ti faccio avere i pesci. A vero mi porto con te? Ti giuro. Thank you.
A chi giocava quando era piccirillo? Che mosche? Io giocavo che mosche. E come si gioca che mosche? È facile a giocare che mosche. Basta che se va tutto quanto, diventa un posto dove ci stanno tante mosche. E che posto? Un negozio, una botteria, un bar, un posto qualsiasi. Se va tutto quanto, diventa sto posto. Un padrone in sto posto dice che tutti noi piccirilla vimmo a pigliare più mosche che potimmo. Se deve 100 lire per ogni mosca viva, 50 lire per ogni mosca morta. E perché? Perché il mosca vivo, il padrone, se conservava dinta una busta, poi aveva dinta un negozio, dinta una potere, o dinta un bar un rivale, a rapa a busta e lascia volare il mosca. O rivale, un giorno appresso, chiama tutto quanto noi piccerilli. Noi arrivavamo tutto quanto e giocavamo un'altra volta che mosca. Sembra che la stessa mosca. Sempre questa stessa mosca. Non c'è male che sto giusto. No, si vuole ragnare tanto a ranare, però non è facile pigliare mosca viva. Io quando ero piccirillo giocavo con gli scarrafuni. Come si gioca con gli scarrafuni? Tutti i piccirilli vanno tutti quanti, rinda a un posto addosso stanno tanti scarrafuni. Rinda un negozio, rinda una botteria, rinda un bar. Sì, un padrone in sto posto ci dice a tutti i piccirilli abbiamo pigliato più scarrafuni che potimmo. E quanta trevene per ogni scarrafone viva? Manca una lira. Rindo io che gli scarrafoni non si vengono soldi. E che si vengono? Chi le capisce più scarrafone viva, vince tutti gli scarrafoni vivi di lara. Non mi piace io che gli scarrafoni. È meglio io che il carro. Qualcosa per passare il tempo. Una cosa sui vecchi? Qualsiasi cosa. C'è una cosa sui vecchi, te la leggo? Leggila. I vecchi non li vogliono più in casa. Chi? I parenti. Come mai? Occupano troppo spazio, ma tutti i parenti vogliono stare nella casa dei vecchi. L'importante è che ci siano i balconi. Perché? Per mettere fuori i vecchi, ma se non ci sono i balconi, i parenti vogliono dal condominio le chiavi della terrazza. Per mettere i vecchi? Sì, ma qualcuno non è d'accordo. Perché? Perché in terrazza ci devono stendere la biancheria, ma quelli che prima non erano d'accordo, dopo si sono convinti. Perché? Perché i parenti hanno incatenato i loro vecchi nelle antenne di quelli che volevano stendere la biancheria. Non c'è un'altra cosa da leggere? Non è passato il tempo? Male, è passato male.
A che storia c'è sta l'uomo con po' via lui? Ormai si è fatto scuro, pensi di sì. Che dici, facciamo un brindisi saturo a Lola? E perché no? A Lola! A Lola, ci scordiamo a qualcuno? Pare no. Sicuro? Fammi pensare. Posso pensare con te? Sì, ma non pensare a quello che pensi. No, io penso a un'altra cosa. Hai pensato? No, ancora no. Hai già pensato? A chi? Il principale mio, quello che muove bene a me. O principale! O principale! Hai pensato? No, ancora no. Ha già pensato? A chi? O magazziniere, brindiamo un magazziniere! O magazziniere! O magazziniere! Hai pensato? No, ancora no. Ha già pensato? A chi? O cappotto. O cappotto che mi ha fottuto un magazziniere. O cappotto che mi ha fottuto un magazziniere. O cappotto che mi ha fottuto un magazziniere. Hai pensato? No, ancora no. Ha già pensato. A chi? A tossi. Rindiamo pure a questa cazzo di tossi. A questa cazzo di tossi. A sta cazzo di tossi. Mo ha già pensato. A chi? O brasiliano. Rindiamo pure un brasiliano. O brasiliano. Ha già pensato un'altra volta. A chi? A morte. Rindiamo pure a morte. A morte, morte zoccola. Il presidente ha già molto da fare. Tutti in questo posto oggi abbiamo molto da fare. Oggi in questo posto è arrivato un uomo. Un uomo con la faccia sospetta. Non lo sappiamo di cosa. Ma quando abbiamo visto la sua faccia l'abbiamo capito subito che non doveva più scappare. E noi non l'abbiamo fatto più scappare. L'abbiamo preso in tempo. Non hai parlato? No. Sei sicuro? Sì. Ho sentito la tua voce. Non ho parlato.